cosa bolle in pentola, vi chiederete dove sono, ma io sto andando in bicicletta all'agriturismo La Fuga. Io sono qua a Godiasco, in località Salice Terme, sono con Gilberto. Gilberto, noi adesso siamo su questa Greenway che ci porta al nostro agriturismo, giusto? Ma cos'è la Greenway? Certo Silvia, prima di tutto benvenuti in Valle Stafora. La Greenway è una pista ciclabile che è stata da poco inaugurata e noi esattamente siamo sul tratto che da Salice Terme arriva fino a Varzi. E posso dirti che stiamo pedalando sulla storia praticamente, perché questo tratto di Greenway, di pista ciclabile, nasce e ripercorre quella che era la vecchia ferrovia monorotaia, ferrovia elettrica, che da Varzi raggiungeva Voghera. Quindi noi stiamo veramente pedalando sulla storia. Questa pista ciclabile nasce a Voghera, arriva fino a Varzi dopo 33 km circa. È adatta a tutti, no? È adatta a tutti, infatti sta avendo molto successo, è adatta sia a famiglia, appunto adatta per pedalare, per girare col monopattino, per camminare, per correre, quindi diciamo in assoluta sicurezza. E noi siamo fieri di questo progetto che è stato finalmente ultimato e appunto inaugurato alla fine di giugno. E naturalmente vi invitiamo tutti, certo, a venire in Valle Stafora per provare la bellezza di questa ciclabile che come vedete si sviluppa completamente in mezzo alla natura. Ecco, ci sono tanti percorsi naturalistici, ne abbiamo già visti, la Via del Sale, insomma potete fare di tutto qui in Oltrepò Pavese. Quindi io, ci sono anche queste persone che tra l'altro affittano, no, anche le biciclette per chi non ce l'avesse. Assolutamente sì, si può venire sia provvisti della propria bici, e nel caso invece uno voglia noleggiare l'e-bike, che è sempre la mia, un modo tra virgolette più facile, anche se questa ciclabile non presenta grossi dislivelli, quindi grosse pendenze, e ti posso assicurare che è fruibile da tutti. Ci sono due noleggi di bike appunto a Salice Terme, di conseguenza uno arriva con la macchina, come hai visto c'è il parcheggio attiguo, certo, proprio alla pista ciclabile, e con la bicicletta pedalata assistita naturalmente si raggiunge Varzi neanche in una ventina di minuti. Insomma. Senti, allora io adesso voglio però andare a cucinare all'agriturismo La Fuga, mi accompagni? Assolutamente sì, e ti consiglio di guardarti intorno. Assolutamente. Il primo consiglio quando si va in bici, guardare avanti ma anche guardarsi intorno. Come quando si scia, la stessa cosa, non andate giù a 200 all'ora ma guardate il panorama. Assolutamente sì, io direi che siamo pronti per partire. Vai, prego. Vado. Sì. Arrivo da Godiasco, dalla Greenway, sono arrivata qua a Varzi, all'agriturismo La Fuga, e adesso vado subito a incontrare la chef Roberta. Siamo dunque arrivati in cucina, io sono con Roberta che è la nostra chef, ciao Roberta, e ciao. È venuto ancora con noi, ci ha raggiunti Teresio, ciao Teresio, che ciao. È della condotta Slow Food, giusto? Ciao, certo. Ok, perfetto. È di poche parole Teresio oggi. No, sono fiduciario della condotta da ormai da 12 anni Ci racconti un po' la storia dei prodotti. Da 12 anni seguiamo questi prodotti particolari del territorio, che sono tanti. Lo so. Oggi siamo qui a parlare di razza varzese, mm-hmm, che è una razza storica del nostro territorio. La leggenda la fa risalire ad Annibale, pensate. Ma però adesso un attimo, perché la raccontiamo dopo, perché adesso dobbiamo fare prima un antipastino con Roberta. Roberta, cosa ci hai preparato? Facciamo delle focacce che poi andremo a friggere, è sì, sostanzialmente una pasta di pane che lasciamo lievitare e poi la friggiamo e la serviamo con dell'affettato, okay, locale. Quindi non servono nient'altro che della farina, del sale, del lievito e dell'acqua. Farina bianca 00, immagino, sì, ok? Quindi sale,
Mi ricorda un po' la torta fritta piacentino, ma con Teresio prima che vi svegli tutto sulla vacca varzese, dicevamo che il territorio dell'Oltrepò Pavese subisce tante influenze, perché sì, qua ci sono parecchie influenze, no? Sì, parecchie regioni che confinano con l'Oltrepò. Confinanti con noi sicuramente a Oriente abbiamo il Piacentino, a Ovest abbiamo l'Alessandrino, quindi il Piemonte, a Sud non confiniamo esattamente con Genova, ma una punta della provincia di Genova arriva a pochi chilometri dall'Oltrepò, e poi abbiamo la provincia di Pavia, quindi è una zona chiamiamole delle quattro province sostanzialmente, quindi la gastronomia è molto influenzata da questo fatto, come i prodotti tipici che noi abbiamo e tanti piatti che abbiamo. C'è una forte influenza, tant'è che nei nostri prodotti tipici, nei nostri piatti, abbiamo lo stoccafisso. Ecco. Chiamato stoccafisso alla varzese, perché? Perché gli antichi mercanti che passavano da Genova e venivano in Oltrepò per approvvigionarsi di frutta, di cereali, portavano il pesce. Portavano le acciughe, tant'è che tra i nostri piatti c'è anche l'acciuga diciamo conservata sott'olio, l'acciuga col peperone, l'acciuga in tanti modi, in Piemonte hanno la bagna cauda ad esempio. Certo. E portavano e lasciavano questo pesce essiccato che è lo stoccafisso, che veniva cucinato nelle famiglie specialmente dall'alta collina, perché poi lasciavano qui sto pesce che scambiavano con gli altri prodotti. Okay. Tutti gli anni noi ricordiamo questo fatto con questa cena fatta in un ristorante qui vicino con lo stoccafisso alla varzese. Quando poi loro tornavano, portavano via da qui la mela che vedremo nei prossimi giorni, credo, la pomella genovese, che ha poi acquisito questo nome perché è una mela di cui poi parleremo, che veniva portata nei porti di Genova. Come merce anche di scambio. Come no? Merce di scambio, ma anche come alimento, perché è una mela che si conserva molto bene, quindi veniva tenuta come alimento nella stiva delle navi. Ok, perfetto. Allora, guardiamo a che punto è arrivata Roberta, che ha impastato questa farina con appunto il sale, no? Mai detto? E poi sale, lievito e acqua. E quindi noi adesso che ha impastato ci fermiamo un attimo e ci vediamo tra poco. Allora, abbiamo lasciato Roberta la nostra pasta a lievitare. Quanto sì, deve lievitare? Ma un'oretta. Ok, perfetto. Sì. Intanto noi ci prepariamo a preparare che cosa fai? Dei tortelli con... Adesso, per preparare i tortelli dobbiamo innanzitutto preparare il brasato alla varzese, come lo facciamo noi. E vi faccio vedere come. Quindi inserisco subito un po' di olio nella mia padella. Sì. Fino a coprirla, ma senza esagerare. Dopodiché io di solito utilizzo il reale perché è la carne migliore, ha sia una parte di grasso che una parte più magra, e la parte di grasso conferisce comunque una morbidezza diversa, insomma. Lo stecchiamo con un pochino di aglio, che poi però quando vado a fare il ripieno lo vado a togliere, perché sennò magari non gusto, a tutti piace, esatto, un gusto troppo forte. Quindi accendiamo la nostra pentola. Ecco, perché saranno dei tortelli, non ve l'abbiamo detto, con il ripieno di brasato di vacca varzese. E poi che cosa fai? Allora, adesso vado a mettere gli aromi, quindi una cipolla. Il brasato della nostra tradizione non fa mettere le verdure come in altre località, cioè non mettiamo sedano, non mettiamo carota, mettiamo soltanto una cipolla, che chiaramente va scelta in base al pezzo di carne che abbiamo, quindi io ne metto peso. Una piccolina. Sì. Ah, quindi non la metti intera? La metto intera, sì, la metto intera, perché poi vedremo come la utilizziamo. E poi vedo della cannella. Questa è cannella, mettiamo un pochino di cannella, non esagerato, perché non devono essere speziati, si deve sentire il gusto della carne, e se mettiamo troppe spezie poi comunque il gusto della carne viene coperto. E poi delle foglie di alloro che sono già state seccate. E dei chiodi di garofano. E dei chiodi di garofano, bravissima. È molto diverso rispetto ai brasati. Io metto subito del sale grosso.
Adesso incomincia a rosolare. Sì. Quando poi la carne è rosolata, bene, vabbè, la dobbiamo girare in modo che si rosoli in tutte le sue parti e poi andiamo ad aggiungere il vino. Vino rosso, vino ovviamente. Rosso. Certo. Fino quasi a coprirla, ecco, okay. Non poco. Cioè, perfetto. Perché poi il vino deve essere, ci serve per fare il ripieno. Certo. Allora, okay. Noi naturalmente, visto che il brasato deve stufare lentamente per tante ore, salteremo alcuni passaggi perché poi Roberta ha già il brasato pronto. Quindi adesso vedete rosolare, poi vedrete la parte appunto di aggiunta di vino. Intanto ci fermiamo un attimo. Allora, che vino hai messo nel nostro brasato? Ho messo del Barbera locale, okay, dell'Oltrepò Pavese. Perfetto, è giusto, siamo in terra di vini, vorrei vedere, no? Giusto? Ok, perfetto. Senti, questo, vi abbiamo detto prima che i tempi sono lunghissimi, quindi qua abbiamo il nostro brasato, però questo è un pezzo di carne che è già pronta, è già brasata, sì, perché ci vogliono veramente tantissime ore. Quindi adesso il passaggio successivo qual è? Cosa devi fare? Allora, della parte che abbiamo cucinato, un pezzo lo teniamo per fare il ripieno dei, okay, dei ravioli, però sì, una parte ci servirà per fare il sugo, quindi non dobbiamo usarla tutta per il ripieno. Ok. Praticamente io vi faccio vedere come veniva fatto una volta. Chiaramente una volta. Adesso ci sono dei mezzi, dei macchinari differenti. Certo. Però una volta le persone nelle case, nel giorno di festa, quando facevano i ravioli al brasato, li facevano tutti con la mezzaluna o addirittura a coltello, ecco. Noi lo facciamo con la mezzaluna. Ok, perfetto. Allora, intanto che Roberta taglia, qua poi avremo il ripieno già pronto e vi dirà poi Roberta, intanto dopo che ha tagliato, che quali sono gli ingredienti da inserire, da aggiungere. Allora, questa vacca varzese è una vacca poco conosciuta, sì, in via d'estinzione, poco conosciuta anche sul territorio, diciamo, è in via d'estinzione al punto che su queste colline, diciamo, solo 80-100 anni fa c'erano stati 30.000 capi di varzera su tutti, okay, i fronti collinari, anche di più, io dico 30.000, mm-hmm, anche di più. Poi la meccanizzazione, questi capi erano utilizzati ovviamente per lavorare il terreno e funzionavano da sostentamento per le famiglie contadine, perché tutte le sere la vacca veniva munta, un po' di latte lo faceva, e tutti gli anni ovviamente da un vitello che poteva essere tenuto oppure, una volta ingrassato adeguatamente, usato come alimentazione. Però con la meccanizzazione la razza si è quasi estinta, nel senso che i trattori e le macchine hanno sostituito il lavoro animale. Siamo arrivati addirittura ai primi anni 90 in cui, se non mi ricordo male, erano ancora presenti non più di 6 o 7 capi di varzesi. Proprio poche. Allora, poi è stata riscoperta. Alcuni allevatori, diciamo, appassionati e legati storicamente a questa razza animale, hanno detto: ma perché la dobbiamo perdere? Insomma, è un bestiame che ha un genotipo, un genoma che è meraviglioso, perfettamente adattato ai nostri territori, perché se voi pensate che la cosa più credibile è che questa vacca sia arrivata qui con i Longobardi. La cosa meno credibile, forse un po' leggenda, è che sia arrivata addirittura con Annibale, quando, passando dai Pirenei e venendo in Italia, abbia portato qui una mandria di bovini pirenaici, che ci sono ancora e sono anche simili alla varzese, e poi qualche capo Annibale ha passato in queste zone, tant'è che noi abbiamo ancora paesi che ricordano, c'è Cartagena qui vicino a noi, insomma, nella zona del Genovese, abbiamo paesi che ricordano nomi, diciamo, di quelle zone, e qualche capo sia rimasto in giro, si sia riprodotto e sia stato lasciato qui, insomma. Però questa è leggenda, non c'è una documentazione. Certo, però certo. Che sia arrivata qui con i Longobardi è già una cosa più credibile. Quindi è andata un po' in estinzione, adesso sì, è stata recuperata. Sono pochi allevamenti, è una vacca prevalentemente, come ha detto,
Teresio da Soma, veniva usata anche un po' nelle risaie, anche perché non aveva problemi alle zampe, quindi la usavano naturalmente come lavoro nelle risaie, e quindi adesso ci sono, c'è poco, ci sono ancora pochi capi. Lei ne ha qualcuno? Sì. Voi questa è vostra produzione? Noi abbiamo avete qualche capo, sì. Qualche capo che usate per la sussistenza, diciamo così. Soltanto ad uso aziendale. Interno, ad uso aziendale, certo. Ok, perfetto. Diciamo che oggi la razza non è più in via di estinzione. Meno male. È salvata, ne abbiamo in totale in allevamento in tutta la Lombardia e il Piemonte circa 800 capi. Qui da noi in zona saranno 150, massimo 200 capi in allevamento. Nel milanese ce ne sono parecchi, perché i milanesi hanno a disposizione il parco sud, a sud di Milano, il parco del Ticino, e queste vacche al pascolo vivono benissimo. Ecco, perché sono vacche al pascolo, non sono vacche come le nostre frisoni pianura padana da latte, sono insomma sono rustiche e mangiano, veniva chiamata vacca capra. Ah, perché mangiano perché tanto? Perché mangia di tutto, digerisce, anche ha un apparato, se voi adesso la vedrete, ha un rumine che ha di dimensioni notevoli e quindi mastica tutto. Perfetto. E tutto viene trasformato, poi lei è una vacchetta alta così. Sì, non sono molto alte, comunque le vedete. Metro e mezzo, certo, le vedete mezzo, dalle immagini che 4, scorrono. 5 quintali di peso, quindi non è paragonabile ad altre razze tipiche oggi, no? La frisona, la piemontese, la charolais, la limousine. Certo. Non c'è un confronto, però la carne è di veramente una carne di qualità. Perché perfetto. Si nutre di poco. Perfetto, si nutre di poco e benissimo. Senti, allora, quindi abbiamo già con la nostra mezzaluna tagliato tutto. Sì. E cosa bisogna? Questo è il prodotto finale, il ripieno finale. Cosa bisogna aggiungere per arrivare a? E bisogna aggiungere le uova, un pochino di pane grattugiato, okay. Non troppo chiaramente, perché deve risaltare il sapore della carne. Un pochino del brodo di cottura, abbiamo visto perché ne utilizziamo tanto. Un po' di sale e basta. Ok, questo e questo quanto. Questo qua è questo il ripieno. Con cui noi adesso, Tommy forse, Tommaso, io sono con Tommaso e Antonio oggi, e questo è il ripieno finale, e quindi adesso ci accingiamo a fare i nostri tortelli. Ci vediamo tra poco. Allora, io e Teresio siamo già pronti per assaggiare questi tortelli che non sono, e dietro le quinte c'è anche Patrizio, che è il mio angelo custode, che mi accompagna sempre qua in giro per l'Oltrepò Pavese, lui che mi organizza questi viaggi con il suo portale oltrepopavese.com. Ma allora, adesso siamo arrivati alla pasta, no? Tu hai steso la pasta e adesso dobbiamo quindi mettere il ripieno. Allora prego, vai. Mettiamo siamo il nostro ripieno che qua in conclusione. Esatto, qua è quasi mezzogiorno e siamo già tutti pronti per sì, assaggiare abbiamo, questi tortelli. Abbiamo fame. Senti, ma il ripieno, cioè non il ripieno, il sugo, dicevi prima che vengono conditi sempre con la stessa carne di con cultura. La stessa carne, esatto. Perché hai detto che metà la tieni per fare il ripieno e l'altra metà un po' meno di metà. Ok, sì, e come lo fai sugo? Questo sughetto? Il sugo va semplicemente tritato a mezzaluna, però mantenuto un pochino più grossolano rispetto al ripieno, chiaramente. Sì. E la cipolla che abbiamo messo è l'unica verdura che abbiamo messo, va tritata finissima e inserita nel sugo, e poi si aggiunge dell'olio, si regola di sale, ma normalmente io non aggiungo sale perché quello che metto è abbastanza già saporito. Okay. E si lascia cuocere un pochino, va aggiunto anche un pizzico, proprio una punta di triplo concentrato di pomodoro. Basta, si lascia cuocere un po' e poi si usa per condire i ravioli. Quindi la ricetta originale vuole che siano proprio conditi con questo sugo di brasato. Sì, assolutamente. Okay. Ecco, Roberta, prima di fare tutta questa operazione, fase, naturalmente ha messo sulla forma della farina, perché altrimenti poi non si staccano, vedete come si staccano bene, adesso lì con la rondellina li taglia e diciamo e quindi poi che il raviolo di brasato che viene condito, parlo del raviolo di brasato alla varzese, che viene condito col sugo al pomodoro oppure con un ragù, con una macinata di carne, non fa parte del nostro piatto della tradizione. Ecco, un piatto proprio quindi della tradizione, vero Teresio? Sì, è un
è un raviolo di brasato condito, ripieno di brasato e condito col succo di brasato. Perfetto, allora noi siamo pronti, l'acqua è già pronta, vero? Hai detto sì? Sì. E adesso noi siamo pronti per farli cuocere, ci vediamo tra poco. Roberta, questo è il nostro sugo con il quale condiremo i nostri tortelli al brasato. Che cosa hai fatto? Come l'hai preparato? Abbiamo tagliato grossolanamente la carne, abbiamo aggiunto dell'olio, abbiamo aggiunto un pochino di concentrato di pomodoro e il brodo di cottura della carne. Ecco, quindi è già praticamente pronto per condire i nostri tortelli. Esatto. Senti, ma io vedo lì un'acqua strana, cioè non mi sembra normale. No, ma dove li cuoci? Nel brodo, assolutamente nel brodo. Vanno cotti quindi nel brodo? Sì, sì. Ma senti, sì. Ma si possono mangiare anche in brodo questi tortelli? Certo. Vedete, quindi meglio ancora. Meglio sì. Ancora come i nostri marubini. No, adesso non voglio... Non voglio creare dei campanilismi, però che diciamo i nostri marubini... che è un po' la prova del 9. Chi li mangia in brodo si rende conto davvero che dentro c'è la carne. Eh sì, perché magari si confonde il gusto, cioè brava. C'è tanta carne, quindi bravissima. Non riesce a capire se c'è poca, cioè che come sono questi tortelli. Invece sì, con il brodo si sente proprio, vero? È un'altra cosa, insomma. A te piacciono di più in brodo asciutti? Ma non so, poi se mi chiedi non lo vuole dire sono sfumature che sai. Dipende dal brodo, Teresa. Dipende dal brodo, per questo sarà un brodo, vedo hai le vacche, hai galline, esatto. C'è di tutto qua. Anche un brodo di Varzese questo, potrebbe. So, potrebbe. Però non ce lo dice che brodo è. No. Vabbè. Niente, bene. Questi chef insomma che se la tirano un po' a volte che non ci vogliono raccontare alcune cose, allora li buttiamo e poi dopo benissimo. Li prego, tanto hanno bisogno di, mi dicevi, di una qualche cottura minuto, di qualche breve minuta. Perché sono proprio appena fatti. Quindi. Ok, quindi sull'immagine dei tortellini che si stanno cuocendo ci vediamo tra poco. È pronto Roberto il nostro antipasto, quasi, giusto? Sì. Adesso nell'olio bollente. Ok, quindi attenzione alla temperatura dell'olio perché poi devono gonfiarsi. Sembra un po' la torta fritta piacentina. Ma questi piatti fatti con farina, acqua, qualcuno ci mette l'uovo, qualcuno ci mette il lievito, però ricordano molto la cucina antica, sicuramente sono piatti veramente poveri che tutti ai tempi antichi si potevano fare perché certo. La farina ce l'avevano in tanti, noi l'abbiamo come schitta, l'abbiamo come brusadera, l'abbiamo come gnocco fritto, e questo invece come si chiama? Noi le chiamiamo focacce calde fritte. Focacce calde fritte, quindi in ogni zona io c'è un'eccezione diversa. Nell'Astigiano ha un suo nome, nel Mantovano ne ha un altro. Sì, ogni, io ogni adesso zona non li ricordo tutti, però ogni zona ha un suo piatto antico di questo tipo che ci riporta alle cucine rustiche, iniziali, contadine. Io da bambino ho mangiato tante di quelle schitte da far spavento. La merenda, la nonna, sovente la schitta. Beh, c'era poco, no? Un tempo, quindi ingredienti poveri, uno faceva colazione, acqua, merenda, cena e pranzo. Normalmente con quello che c'era. I bambini la facevano dolce, con sopra un po' di zucchero, e magari in quegli anni non c'era la Nutella, ma c'era la crema Ferrero, adesso non faccio pubblicità, la crema Ferrero che valevano in berattolone da 5 kg a detti. Però. E andavi a comprare la crema Ferrero, nel pezzo di carta ti mettevano la cucchiaiata di crema e poi noi la spalmavamo sulla schita ancora calde. Buono. Poi è arrivata la Nutella, va bene, un'altra cosa. Vabbè. Però questi piatti li stiamo dimenticando purtroppo. No, cercate anche con Slow Food di riportarli. Si sta provando. Adesso faremo la festa di San Martino a Voghera e avremo la schita in piazza. Ah, bene.
Bene, bene, senti, è quasi pronta poi? Sì. Come la prepari, come la servi? Noi lo serviamo con dell'affettato, però non nego che anche calde, mangiate con lo zucchero, non sono male. Sono delle specie di frittelle poi alla fine, no? Sì, frittelle di carnevale, altro piatto storico fatto ovviamente con impasti Torneremo diverse. A carnevale a fare le frittelle. La usavano la pasta pignola, come dice mia nonna, che... Però ancora oggi chi le fa in modo tradizionale usa quell'impasto lì, no? Ok. E le friggevano nello strutto. Eh sì, quello lo so perché anche la mia nonna usava tanto lo strutto. Però lei, aggiungo, vecchia donna di campagna. I fritti erano molto più leggeri. No, ma che più è meglio. Più pesanti. Più saporiti. Più saporiti. Ma non lo so se erano più pesanti o no. So che io li mangiavo. Ma mia nonna, insomma, metteva, aveva la capacità in un piatto di mettere strutto, burro e olio. Sì, dopo mangiava e ti restava un po'. Oggi purtroppo lo strutto di qualità non è facile da trovare, quindi non si utilizza. Ok. Più. Senti, ma noi abbiamo visto che tu hai preparato quel bel piatto e sono stata un attimo ripresa perché ho detto tortellini e sono stata subito ripresa perché non sono tortellini. Dialetto come si chiamano? Ma noi in pianura il termine ravieux, come hanno in collina, non ce l'abbiamo, li chiamiamo anlot, anche se non sono rotondi, però derivano dal raviolo, dall'agnolotto, e quindi noi in pianura veux mangiare anlot, diciamo. Dalla zia, dalla nonna, del papà, della mamma, mangiai un lot. Poi si sono fatti quadrati, secondo me, per comodità. Però pare che il raviolo lo abbiano inventato nella zona di Novi Ligure un certo signor Ravioli, credo, no? Che ha costruito per la prima volta questi agnolotti quadrati e quindi da lì deriva. Insomma, si chiamano ravioli. Però ravioli, è sempre pasta ripiena, dai. Pasta ripiena, torniamo qua al Medioevo, ma ci sarebbe da parlare ore e ore sulla storia dell'alimentazione. Però agnolotto è un'accezione che anche noi, in il termine nostro cremonese per dire marubini, mia nonna li chiamava gli agnolotti, andavo dalla mia nonna Ines a mangiare gli agnolotti, quindi insomma... Sì, derivano da lì, dai. Esatto, deriva proprio ripiene, da ci lì. Ci vengono dal regno... Dal regno del Piemonte, noi eravamo vecchio Piemonte, quindi il termine non lo so dimentica mai. Perfetto, allora adesso non ci resta che brindare con questi favolosi piatti, ci vediamo tra poco. Gran finale, allora Patrizio, con cosa brindiamo? Un abbinamento classico, al di là dell'abbinamento Bonard e Agnolotto, che era anche un evento che organizzava anni fa la Strada dei Vini e dei Sapori. È un classicissimo, con i ravioli al sugo di imbrasato si beve Bonard, che è il vino tipico dell'Oltrepò. Adesso lo apriamo. Certo, assolutamente, è un vino tipico di qua. Vogliamo ricordare quali sono gli altri vini, che ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. Essendo un vino in cui il tannino è importante, con la carne ha un legame meraviglioso. Poi... uno di quegli abbinamenti standard, si beve, con i ravioli si beve Bonard, appunto, non stiamo qua... Non si, poi c'è chi ci mette le bollicine, noi abbiamo anche tante bollicine. Lo so, tu Roberta con cosa lo abbini? Bonarda, assolutamente. Bonarda forever. È il vino tipico dell'Oltrepò, mi piace tantissimo. Allora, Roberta, non lo sapete, non ve l'ho detto, ma lei deriva, cioè proviene qua da questa zona, no Varzi? Però tu sei milanese, poi ti sei trasferita qua. Ai antenati dell'Oltrepò. Sì, diciamo. Poi che era a Milano e poi ha fatto questa scelta di vita, d'amore e di vita. Che bella storia romantica. Vero? Vero. Ed è qua da quanto tempo? Adesso una ventina d'anni, anche 22. Ecco, questo ristorante, dimmi un po', questo agriturismo, quando è aperto, quando è chiuso, i giorni? Noi apriamo il sabato e la domenica per le persone, poi chiaramente durante la settimana abbiamo sempre tanto da fare perché abbiamo gli animali. È un agriturismo. La campagna porta via tanto tempo. Certo, sì, certo. Assolutamente. Ridiciamo il nome e la zona in cui tu sei. Agriturismo La Fuga a Varzi. Esattamente Cascina Cagnano 1, località Cascina Cagnano. Allora, prosit, noi ci vediamo lunedì prossimo. Ore 20:30, il canale L'80, naturalmente mi dovete sempre seguire. Cosa bolle in pentola? Ciao a tutti.
Allora, adesso perdo i fili io perché sono veramente stordita. No. Sono anziana e ho bisogno della badante. Ah sì, qua, così, va bene. Gran...